E Cuba, la novità principale della stagione invernale di MSC Crociere, una novità che non è soltanto per la compagnia ma per il comparto crocieristico in generale. Ce ne parla Leonardo Massa, direttore vendite MSC Crociere. In effetti è vero, Cuba è la novità per questa stagione invernale 2015-2016. Siamo la prima tra le compagnie globali a tornare a Cuba e lo facciamo con una nave per noi importante, appena terminato il progetto Rinascimento, la MSC Opera, con una crociera bellissima di 7 giorni che porterà i nostri clienti per 3 giorni a L'Avana, poi in Messico, poi alle isole Gran Cayman e infine in Giamaica. Dal 22 di dicembre sarà possibile imbarcarsi a Cuba per crociere di 7 giorni e il 2 dicembre partirà dall'Italia la crociera di posizionamento straordinaria che porterà la nave da Genova a L'Avana. Nei Caraibi non solo Cuba, ma ci saranno anche altre unità della compagnia che percorreranno crociere settimanali? Esatto, il nostro investimento nei prodotti Flying Cruise per allargare l'offerta invernale all'interno delle agenzie di viaggio continua. Quest'inverno ai Caraibi, oltre alla MSC Opera, a Cuba ci vedrà protagonisti da Miami con la MSC Divina e da Fort de France, crociere di 7 notti alle Antille, alternando Antille orientali e Antille occidentali, con la possibilità di firare anche una crociera di 14 notti con ben 12 porti differenti. Nel Mediterraneo c'è anche un aumento di offerta legato un po' al successo della stagione passata. Continua il progetto di destagionalizzazione della vacanza che portiamo avanti ormai da anni. Il prodotto crociere mediterranei d'inverno è ormai un prodotto consolidato tra i nostri clienti e nella popolazione italiana. Quest'anno abbiamo dedicato 2 importanti unità della flotta, 2 delle ammiraglie, Fantasia e Preziosa, che fanno rispettivamente itinerari di 11 notti e 7 notti. Accanto a questo prodotto, per completare l'offerta invernale, c'è il prodotto Emirati e Dubai, che mette a disposizione il mercato Italia oltre 1000 posti settimanali con possibilità di imbarco sia da Dubai che da Abu Dhabi. MSC sta portando a termine il programma Rinascimento che interessa alcune sue unità ed è in attesa poi delle nuove ammiraglie rivoluzionarie per il settore delle crociere. Ecco, quali sono le caratteristiche principali di queste navi che sono attese fra 2 anni, mi pare? In effetti termineremo proprio a novembre il progetto Rinascimento, che ha riguardato 4 unità della nostra flotta, le unità di classe Lirica, e in realtà è un progetto da circa 200 milioni di euro di investimento che in termini tecnologici è stato straordinario. Abbiamo tagliato queste unità, abbiamo inserito un modulo con all'interno quasi 200 cabine e abbiamo rimesso le unità operative in navigazione. L'ultima di queste 4 unità sarà la MSC Lirica, appunto nel mese di novembre. Dopodiché nel 2017 verranno consegnate 2 unità che fanno parte del nuovo piano industriale, che prevede un investimento di 5 miliardi di euro, che tra il 2017 e il 2022 vedrà la luce, darà alla luce 7 nuove unità che saranno le unità più rivoluzionarie mai costruite nell'industria cantieristica e crocieristica mondiale.